Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio, iniziamo con la Serie C e con il Pescara. Ci sono novità che riguardano la curva nord dello stadio Adriatico Cornacchia? Lo chiedo subito in diretta al collega Massimo Profeta. Buon pomeriggio a te, intanto a tutti gli amici di Visione d'Ascolto. No, insomma, intanto c'è questo preannuncio di reclamo con il rito ordinario, è partito proprio ieri. Abbiamo ascoltato, sentito al telefono l'avvocato Flavia Tortorella, che è legale di fiducia del club biancazzurro del Pescara. Quindi è stato inoltrato il reclamo, questo preannuncio di reclamo con rito ordinario. Adesso aspetterà la società gli atti e poi Flavia Tortorella valuterà se ci sono i presupposti per inoltrare il ricorso contro, ricordiamo, la squalifica per una giornata della Curva Nord dopo i fatti di Lucca dello scorso 22 ottobre, il lancio di fumogeni da parte dei tifosi biancazzurri. È chiaro che poi ci saranno 5 giorni di tempo, una volta che avrà ricevuto gli atti la società, 5 giorni di tempo per presentare eventualmente, lo sottolineiamo, il ricorso. La Curva Nord dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia sarà chiusa contro l'Olbia, la partita in programma sabato 9 dicembre, però aspettiamo un po' quello che succederà nei prossimi giorni, perché lunedì dovrebbero arrivare gli atti che saranno esaminati dall'avvocato Flavia Tortorella. A proposito dei tifosi biancazzurri, Gigliola, oggi c'è una ricorrenza molto importante perché il club Rangers compie 47 anni, 18 novembre 1976 fu fondato questo club storico dei tifosi biancazzurri, tra l'altro al termine di quella stagione la prima storica promozione in Serie A del Pescara targato Giancarlo Cadè, che tutti ricordiamo, compianto Giancarlo Cadè. Tra l'altro in quella squadra c'era anche il capitano Vincenzo Zucchini, che è scomparso 10 anni fa. Parliamo anche della squadra, perché il Pescara in questa settimana non giocherà, si ferma, perché c'è stato il rinvio del match Pontedera-Pescara, perché c'erano dei nazionali, c'è stata la richiesta e quindi il Pescara si riposerà tra virgolette, e Pontedera-Pescara sarà recuperata come partita martedì 5 dicembre alle 18:30, e quindi ci saranno dei giorni a disposizione dei biancazzurri per preparare al meglio il confronto con il Cesena. In programma sabato prossimo sarà il big match della prossima giornata alle 20:45 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Adesso Zeman ha concesso 3 giorni di riposo ai suoi ragazzi, che si ritroveranno per gli allenamenti lunedì pomeriggio al Mastrangelo di Montesilvano. Il Cesena ha agganciato la vetta della graduatoria, come tutti sanno, dopo aver vinto il recupero giovedì scorso nella gara di Chiavari, ha espugnato il comunale di Chiavari, dunque ha vinto 1-0 contro l'Entella, ha agganciato la Torres, che è la rivelazione più bella di questo campionato. Insomma, il Cesena è una squadra forte, soprattutto nei nomi che compongono l'organico, però c'è tempo per preparare al meglio questa partita. Il Pineto tra meno di 2 ore giocherà finalmente nel suo stadio, e sarà un evento storico per la prima volta. Infatti il Pineto giocherà in Serie C allo stadio Mariani Pavone, che è stato oggetto di restyling in questi mesi, e quindi insomma sarà un bel vedere il Pineto che affronterà alle 16:15 oggi pomeriggio il Perugia, che è la terza forza del campionato. Passando prima del servizio Orlando D'Angelo, sarà domani una domenica bella perché ci sono degli eventi molto interessanti in Serie D, girone F, no? C'è il derby tra L'Aquila e Avezzano, un derby molto sentito, ma soprattutto Chieti-San Benedettese, perché il Chieti giocherà per la vetta. La San Benedettese guida la classifica del girone F del campionato di Serie D, è ancora imbattuta. La squadra di Maurizio Lauro, per inciso ex della partita, era un difensore molto promettente, vinse un campionato da protagonista nel 2001 dalla C2 alla C1 con la maglia del Chieti. Allenatore Gabriele Morganti, il presidente di quel Chieti, mi piace ricordarlo, Antonio Buccilli, e in quel Chieti militava Fabio Grosso, che poi è stato decisivo qualche anno più tardi nel 2006 per l'Italia nella vittoria dei mondiali del 2006 appunto in Germania. Quindi Chieti San Benedettese, 3 punti soltanto separano queste due squadre, gli ex Chieti sono Fall e Conson, e invece il Notaresco, che ha un'altra bella realtà del girone F, un'altra bella realtà abruzzese, giocherà sul campo del Monte Rotondo. Rimani qui con noi perché intanto vediamo insieme il servizio di Orlando D'Angelo.
Una sfida che vale la vetta, un derby ai vertici della classifica e la fame di punti del notaresco che si rinforza in difesa. Domenica di fuoco per le abruzzesi del girone F di Serie D impegnate nella 12ª giornata di andata. Il Chieti all'Angelini ospita la capolista Samb. In caso di vittoria la squadra di Chianese potrebbe agganciare la vetta. Sale la febbre da partitissima. Le ultime, out Benigni, di Ambo, Ardemagni e Barbetta, di nuovo arruolabili Romagno e D'Ancora, con quest'ultimo in ballottaggio con Mercuri a centrocampo. È l'unico dubbio della vigilia. Chianese dovrebbe confermare il 4-2-3-1 di Riccione. Due gli ex della partita, Fall e Conson. Lauro, tecnico della Samb e grande ex della sfida, punta sul 4-3-3 con il ritorno da titolare di Scimia e il paio di ballottaggi in avanti. Marchigiani al completo dopo i recuperi di Martiniello, Paolini e dello stesso Scimia. Arbitra Raineri di Como. Questa mattina intanto il Chieti ha incontrato i suoi tifosi in piazza San Giustino per caricare l'atmosfera in vista del big match. Noi siamo orgogliosi per quello che sta succedendo e cercheremo di mantenere sempre questo calore anche portando la gente a vedere le nostre partite nel mondo dello sport, chiaramente, che è fondamentale. Sicuramente ci arriviamo che c'è entusiasmo da parte della gente e quindi quando noi vediamo che si è creata la giusta alchimia tra tifosi e squadra ci possono essere solo dei presupposti importanti, quindi la cosa che a noi ci fa molto piacere è questo, di aver ricreato il giusto entusiasmo. Quando sentiamo il calore da parte della città, della tifoseria, ci fa più che bene, perché noi viviamo di emozioni, giustamente i calciatori vivono di emozioni e quando avvertono questo danno ancora un qualcosa di più. Saranno più di 3.000 gli spettatori presenti sugli spalti del Gran Sasso d'Italia per il derby L'Aquila-Avezzano. Cresce l'attesa in casa rossoblu, ma anche in terra marsicana. La voglia di vincere è tanta. 500 i sostenitori biancoverdi al seguito della squadra di Ferrazzoli. Dopo la rifinitura, Cappellacci sorride, rientrano in gruppo Sarrizzu e Alessandro, che potrebbero essere in panchina. Avezzano senza Roberti e Ferrani, con due dubbi. Onazi, appena arrivato in ritardo di condizione, e D'Alessandris alle prese con qualche acciacco. Arbitra Palumbo di Bari. Chiude il quadro il notaresco in trasferta sul campo del Real Monterotondo, terz'ultimo in classifica. La squadra di Bruno vuole continuare il suo brillante inizio di stagione e si rinforza con una pedina in più da schierare in difesa. Il centrale Formiconi, 34 anni, svincolato l'anno scorso in C a Taranto. Arbitra Mancini di Pistoia. Dunque Massimo, che domenica sarà per le abruzzesi del girone F della Serie D e soprattutto se ci sono appuntamenti o altro da ricordare a beneficio insomma di coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Ma sarà una domenica sicuramente insieme alle emozioni, pregna di emozioni direi, da vivere in toto, naturalmente guardando la nostra emittente, no? E mi sembra giusto ricordarlo, soprattutto perché domani ci saranno tanti appuntamenti a partire da Diretta Calcio, Marco Tontonati, poi la sera la domenica sportiva con Enrico Giancarli. Però davvero in Serie D le squadre abruzzesi sono quest'anno protagoniste, ci fa molto piacere dopo tanti anni il girone F parla abruzzese con la vice capolista Chieti, che domani potrebbe agganciare la vetta della graduatoria, lo speriamo tutti, se dovesse battere la San Benedettese, ma anche l'Avezzano, che è terza in graduatoria e viene da tre successi consecutivi. Abbiamo ascoltato Orlando D'Angelo che parlava del notaresco, giustamente, che si è rinforzato con una pedina che in Serie C ha collezionato oltre 300 presenze, Giovanni Formiconi, che è un classe 89, 34 anni ancora da compiere, anche giocato in B circa 10 anni fa nel Grosseto. Sicuramente è una pedina che potrà dare esperienza, perché poi tra l'altro un elemento duttile, può giocare sia da centrale che da terzino in una difesa a 4. Quindi staremo a vedere, insomma, in bocca al lupo le formazioni abruzzesi.